Buonasera ragazzi da parte di Federico Town. Oggi sono qui per parlarvi di Sassuolo Lazio. Allora, il campionato della Lazio purtroppo si chiude con una sconfitta. Uh, con il Sassuolo, abbiamo perso 2-0. Non è stata una grande Lazio Murici ha molto deluso perché ha sbagliato comunque 3 gol. Non siamo riusciti nemmeno a pareggiare quando il Sassuolo eh, quando erano in 10. Peccato peccato chiudere così con una sconfitta. Uh... Peccato per i punti sprecati sia nel girone d'andata che di ritorno, e comunque va bene l'Europa League a questo punto, no, ovviamente non mi aspettavo la Champions League perché avevamo perso troppi punti per strada e, e insomma, abbiamo avuto prestazioni insomma, molti alti e bassi. E, uh, il rigore per il Sassuolo è discutibile, però non ci attacchiamo a queste scusanti perché comunque la Lazio non ha giocato particolarmente bene. Sembrava in partita, si è avuto qualche occasione, però il Sassuolo, niente, eh, cioè il Sassuolo ha meritato di vincere, hanno giocato bene, hanno, hanno sfruttato le occasioni e noi come al solito delle partite un po' così. Dove non facciamo grandi cose, non giochiamo particolarmente bene dalla parte. Sono contento che comunque il campionato si è concluso. E, uh, adesso bisognerà vedere se, se Zai rinnoverà per il prossimo anno. Uh, si rimarrà ancora in carica la Lazio. Non si sa, ancora ci sono dei dubbi, comunque è stata una stagione programmata male dall'inizio. Abbiamo. Non avevamo giocatori in riserva all'altezza. È un peccato. Pensavo che potessimo fare di più almeno arrivare, non lo so, almeno al quinto posto, lottare per un posto in Champions. Eh, non è il caso, abbiamo fatto anche buone partite quest'anno, però risultati come 3-4-0 sono stati eh, davvero rari. E il problema adesso la Lazio questa stagione dovrà cercare di un po' ridimensionare tutta. La Rosa cercare di cambiare qualcosa, avere rinforzo all'altezza. Ovviamente, se fossi il presidente o il direttore sportivo, non confermerei eh, Morici, che ha molto deluso, non ha fatto grandi cose. Mobile, direi una buona stagione. Mm, ovviamente, il colpevole di, questo, non, di, di questa non buonissima annata è Tare che non ha fatto un mercato all'altezza. E uh, dispiace, dispiace per questa sconfitta L'ennesima sconfitta con una squadra meno, molto meno forte Come il Sassuolo Però uh, il Sassuolo gioca un buon calcio Però è una partita abbordabile La potevo benissimo vincere Non è stato così e, e pazienza Comunque ragazzi per oggi è tutto Se vi piace il canale non esitate ad abbonarvi Alla prossima Ciao